questa sigla. Ecco, già meglio. Ma come abbiamo raggiunto 5.000 mi piace sotto il video della presentazione della rosa del fantacalcio, ne chiedo almeno 3.000 qui sotto per la prima giornata del Fanta. Come vi è andata? Siete partiti con il piede giusto o già siete sull'orlo della disperazione? La prima è sempre quella che ti fa capire se devi già iniziare a piangere o puoi iniziare a sorridere. Alla faccia di tutti. Qua lo dico e qua lo annuncio, questo non sarà l'unico fantacalcio che andrò a fare quest'anno. A breve ci sarà un annuncio ufficiale in un altro canale. Vi lascio intendere a voi quale, ma prima di cominciare con il video ragazzi, OneFootball, primo link in descrizione, la migliore app per quanto riguarda il mondo del calcio, disponibile gratuitamente per iOS e Android, che ti ha aggiornato a 360 gradi su tutte le notizie che riguardano la tua squadra del cuore, le voci di calcio mercato degli ultimi 7 giorni che possono rovinare la vita del fantallenatore che si prende il rischio di fare il fantacalcio prima della chiusura del mercato, e vi dà la possibilità di vedere in esclusiva quest'anno gli highlights della Serie A direttamente dall'applicazione. Quindi scaricala per arrivare all'asta. Per chi non l'avesse ancora fatta, fatemelo sapere anche qui sotto nei commenti quanti non hanno fatto l'asta del fantacalcio e chi vorreste prendere, perché in questo video si inizia a parlare di fantacalcio. Iniziamo. Innanzitutto voglio ribadirlo: io non volevo fare il fantacalcio prima dell'asta, solo che è andata a votazione e hanno deciso di farlo prima. Quindi chi c'è, c'è, chi non c'è, s'attacca al cazzo. E se il fantacalcio è un gioco di culo, noi staremo ancora più a rischio. La novità è la fascia di gol a ogni 4 punti. 66, 70, 74, 78. L'anno scorso era 66, 72, 78. Ovvero abbassata la possibilità di smadonnare. Ma sarà realmente così? Sarà veramente distrutta la possibilità di non avere sfortuna in questo fantacalcio? Ci sarà più meritocrazia? Iniziamo a guardare anche le rose prima di arrivare a quella del nostro avversario. Tutto un fantacalcio molto equilibrato, da chi ha Osimhen, Ibra, Mkhitaryan, Brahim Diaz, Zinischi, a chi ha la prima formazione dell'anno scorso, Gosens, Chiesa, Pellegrini, pure Immobile, a chi, vabbè, tifa Roma, a chi c'ha Lautaro e Malinowski, Scarza, forse un pochino più delle altre, ma c'ha sempre Teo e Molina che fa 15 gol. A chi c'ha questo attacco e questo centrocampo, che onestamente pare veramente assurdo. Ci sono veramente di tutti e di più avversari dalle mille risorse, e adesso iniziamo ad affrontare il primo nostro avversario. Formazione! Io, mi sembra anche inutile dover dire cosa ha fatto il portiere. Sì, certo, clean sheet! Clean sheet più uno, ovvio, Handanovic. Dici, c'aveva Szczęsny che tecnicamente è un portiere. No, Handanovic contro il Genoa. Un sonnellino di quelli più profondi che fu. 6 più 1, 7. Come sempre, ogni cazzo di turno. Difesa con Chip City. 6. Criscito. Voleva il calcio di rigore, eh? No, contro l'Inter magari non c'è neanche il portiere, quindi 4 e mezzo, giusto così. Isai, 6. Molto tranquillo. Primo centrocampista. Tocco di Lazovic, poi Veloso, lotta con Djuricic, occhio forse un pestone, secondo cartellino giallo, Veloso fuori. Allora, un po' di culo ce l'ho anch'io, eh! E andiamo, dai! Miguel Veloso, altro rigorista, espulso! Volevi il rigorino, 3 e mezzo fuori dalle palle! Bernardeschi, sì! La prima giornata Bernardeschi contro, pensa solo se avessi subito gol! 5 e mezzo fuori dalle palle, Pessina, 6! E siccome facevo il fantacalcio con 100.000 fiorentini, come non potevo avere lui? La palla viaggia, Nico Gonzalez riesce a prolungarla, Vlahovic va sul sinistro, Rui Patricio si lamenta, Bonaventura che voleva l'appoggio di Vlahovic. E si gode, 5, Vlahovic, niente, pericolo scappato. Ne mancano 3, e vabbè, di questi manca il centrocampista. Felipe Anderson. Il momento di prendere appunti per Sarri. Arriva il cross per Milinkovic-Savic. Attacca in maniera feroce. Ci sta, dai, Empoli-Lazio. Che volevi che Anderson non facesse un assistino all'esordio con Sarri? Insomma, gli esterni di quel 4-3-3 che vanno alla perfezione.
7,5, ma ci sta! Guarda la porta, prova a partire, Caputo, 1-2, Djuricic! Ma ci sta anche Caputo, voglio dire, dai, ha vinto 3-2, tra l'altro è andata bene che non ha fatto neanche un gol, ha segnato tutti tranne lui, Djuricic, la Spadoni, Traoré, tutto il tridente, staci! E poi vabbè, chiudiamo con uno della Juve che aveva. Tanto e la Juve ha fatto 2 gol, nessuno ha fatto bene, tranne un giocatore. Un giocatore! Pallone che filtra e arriva la deviazione con gol! Fascia di capitano al braccio! Veramente? Poi però arriva Bentancur, soprattutto Dybala che apre di nuovo tutto. Quadrado! Raddoppio Juve! All'esordio! Dai! Paolo Dybala, 11,5, bello di casa! No, per il fantacalcio no, mi dispiace. 70, guarda, preciso per fare il secondo gol. Fosse stato il fanta precedente, era un gol. Invece qua sono due, si è fatta monetina. A monetina diceva 4-4, tiriamo su, testo croce. Per me quella monetina era mancata, c'era due croci e buonanotte. Si fa 70 al mio avversario e si comincia bene. Formazione mia, però, perché non ci sto. Io all'esordio ho sempre vinto. In tutti i fantacalcio finora fatti ho sempre vinto l'esordio. Mi andrà sempre male all'esordio, l'ho sempre vinto. E andiamo, dai, portiere. Ecco il suo tiro, palla che scende. Maignan. Damsgaard che la raccoglie e calcia, poi tacco di Colley due volte. Vince la posizione, rischia tantissimo, gliela porta via Gabbiadini, Maignan. Vabbè, oh. 7,5, clean sheet e più uno. Ma sai che questo portiere ha fatto un bel esordio, ma non diciamo niente, se no poi sarà occasionale, clean sheet. Faremo subire gol pure al Milan quest'anno, vi ho rovinato. Andiamo avanti, difesa 3, Mancini. C'ha avuto una paura, Roma-Fiorentina c'ha Vlahovic, metto Mancini. Sì, 6, Zappa, manco c'ha la titolare, è entrato giallo, 5,5. Vabbè. Darmian, e per forza, non c'era Dumfries, uno dei due titolare dovevo metterlo, e ci metto Darmian. Il più timido dell'Inter, un 6, tranquille C. Centrocampo, Miranchuk, mancano tutti, eppure lui è l'unico coglione di quelli che si prendono, che parte dalla panchina. Castrovilli, mister 28 milioni. 5,5, a Roma hanno dominato gli altri. E poi dal nulla, dalla panchina, mi rilevano questa giocata qua. Ferdi dal limite, calcio in porta! Destro secco, forte, ma leggermente largo. Ma ragazzi, ma è inutile che continuo a lamentarmi. Andiamo dritti al punto. Le squadre che hanno questo giocatore qua non possono fare a meno dei suoi gol. Il numero 7, Cristiano. Va al traversone, Chiesa, colpo di testa di Cristiano Ronaldo. Si fanno sempre i conti con lui. Mamma mia, zio. Mamma mia. Mamma quanto ti amo. Mamma. Fuori gioco. Fuori gioco. 2-2. Fuori gioco. Questo gol se ce l'avessi avuto qualcun altro. Scusami Cristi, perdonami. E Pavoletti col 6 e l'altro in attaccante, 48 e ne mancano 3. Cos'è che dicevate su Belotti? Linetti per Belotti, che salta un uomo, ne salta un altro, destro deviato, eccolo il callo, eccolo subito il callo, mamma mia le critiche, le deviazioni, il cazzo, ma non mi interessa, primo gol stagionale, prima presenza, il callo Belotti, un amore così grande, un amore così, 58, ne mancano due, ma che cazzo esulto? Titolare in campionato lo scorso anno, per gli infortuni c'è un problema, arriva 2-0 con Çalhanoğlu, ha trovato l'angolo lontano, super gol di Çalhanoğlu. Cosa? E non è finita qui. Com'è che sto ballando? Fermale queste gambe, fermale.
taglia, Ebram viene servito, la posizione sarà da valutare, in mezzo Ebram, non ci arriva Mkhitaryan, mette in porta Veretout, 2-1 per la Roma. Con il pallone incollato al sinistro, ora lo gioca dentro per l'inserimento, e Veretout papà 14, mamma mia, e questa la dedichiamo a tutti quelli che non hanno creduto in noi, perché la prima vittoria è quella che porta al traguardo. In tutti i fantacalcio, tutti, ho sempre vinto, non si poteva partire male, un fantacalcio dove all'asta non ne potevo più, distrutto, stancato, si va primi in classifica al punteggio più alto di giornata, perché ovviamente noi non è che si può fare una giornata 3 gol, no, ne facciamo poi le altre 4, no, ne facciamo 5 e poi 0. Va bene così, va bene. Ma non noi ci piace farlo strano. 5 gol, si va in testa. Prossima giornata. Buonanotte. Guarda che squadra. Vabbè, volendo c'è in porta Szczęsny. Ci vediamo alla prossima. Mazza che caldo. Mazza che caldo. Pronto! Oh, non mi rompe il cazzo che l'anno scorso mi hai chiamato e tutte le volte a fine video spuntava sto telefono, che mi devi dire? Verdi va al Genoa. Si vedrà col tempo cosa fare, te ragazzo. Pinamonti all'Empoli. Cutrone, l'ho preso per il meme, dai, che sto a far fantacalcio che mi gioco 1000 euro, voglio dire, ora ne esageriamo. Ronaldo al City. Mancano 7 giorni e poi magari esplodi da quante cazzate dici. Come, scusa? Dove? Se Belotti va all'Inter, lo svincolo. Lo dico! Patti chiari, amicizia lunga. Repira, vi piace. Prossimo episodio. Scegli il meglio. Scegli e cambia. Ti aspetto.